Ed ecco, ci tirano le pietre, se sei bravo ti tirano le pietre, Garizia, il Trita Serbatoi Garizia ci ha tirato la pietra. Allora, schieramento della prima manche MX1 qui all'impianto di Ponzano di Fermo, si è già disputata la Amatori MX2, adesso siamo all'Amatori MX1, un po' troppa polvere, bisogna essere onesti e franchi nell'ammetterlo, qui oggi l'acqua è stata veramente un'opinione, speriamo che già il Deus Ex Machina della pista di Ponzano di Fermo, Francesco Fiori, mi ha già anticipato che prima delle seconde manche darà all'acqua, sicuramente dovrà innaffiare bene il percorso. Speriamo lo faccia bene, perché giustamente adesso si sono venute fuori molte traiettorie lucide, ricordiamo a chi non è ferrato di motocross che queste traiettorie, facciamo vedere questo tipo di traiettoria che se è molto compattata, molto, si chiama in gergo tecnico lucido, e innaffiarci sopra equivale a renderlo viscido come il ghiaccio con sopra il sapone. Siamo ai 5 secondi al via, partiti, Frittelloni in pole position, ma è Elia Balducci che prende il comando con Frittelloni secondo e numero 98 sul KTM, primo che spunta primo il tornantino, grande caduta, brutta caduta, 282 è caduto Stortini, Federico, ma sembrano tutto a posto, si tratta di Pecci e Stortini, si è sentito una brutta botta al telaio e per il momento tutto ok.